Noi siamo un'associazione di scout laici e cioè, il nostro scopo è un po' insomma, creare un buon cittadino, quindi fare attività educative sui ragazzi, dai bambini dagli 8 ai 19 anni e tramite magari giochi con i più piccoli e attività un po' più strutturate con i ragazzi un po' più grandi. Con i bimbi più piccoli tendiamo comunque a fargli passare tutti i messaggi tramite giochi, quindi comunque stare all'aria aperta, fargli vedere un po' quello che hanno intorno giocando. Stessa cosa anche con i ragazzi un po' più grandi, puntando magari più su riflessioni su loro stessi e sullo scautismo, su tutto quello che abbiamo intorno. Cioè, il nuovo gruppo verrà aperto da settembre circa in poi. La sede è lo spazio di vicinato via Gabriele D'Annunzio. Abbiamo altri tre gruppi, e il primo in quartiere Reno, secondo Savena e terzo Corticella. Tendiamo sempre a fare attività in quartiere, farci vedere un po' in quartiere, cercare di dare una mano per quello che è possibile tramite volontariato e servizio, soprattutto dai ragazzi più grandi, e insomma anche per riuscire a catturare, tra virgolette, qualche altro ragazzo o bambino che abbia voglia di giocare e partecipare insieme a noi alle attività. E oltre a questo, sì, sempre comunque lo spirito scout è quello di fare volontariato e aiutare chi comunque ha bisogno e vivere all'aria aperta, facendo comunque scoprire ai ragazzi tutto quello che c'è intorno, quindi magari andando a fare escursioni, uscite fuori Bologna, eccetera. Noi siamo sempre stati abituati a stare in quartieri già ben organizzati, diciamo, comunque con tanti bambini, abbastanza omogenei. E per noi comunque è una sfida anche riuscire ad aprire qui un gruppo cercando di fare entrare ragazzi e bambini proprio del pilastro, perché finora comunque nelle nostre liste d'attesa c'è San Donato, diciamo, quindi anche un po' più verso il centro. Quindi è una sfida per noi e speriamo comunque che un pochino alla volta la nostra lista d'attesa si ampli anche con bambini e ragazzi del pilastro e quindi far vivere bene e meglio il territorio anche a loro, dandogli la possibilità di avere qualcosa in più da fare, di giochi, attività, tutte queste cose.